Sì, diciamo che una sconfitta che fa male è una sconfitta che forse non ci stava per quello che si è fatto in campo. Non è stata forse una gran bella partita, molto nervosa, combattuta. Abbiamo preso gol, forse sull'unica distrazione, e poi diciamo, abbiamo avuto due grosse occasioni nitide per pareggiare e sicuramente il pareggio era diciamo, più che giusto per questa partita combattuta, però secondo me diciamo, che il pareggio era forse il risultato più giusto. Ecco. Beh, non è che hanno cambiato, due cambi, soprattutto Maggioni, che noi purtroppo è già da tre partite che non riusciamo a recuperare. L'abbiamo recuperato oggi in extremis, ma dopo un quarto d'ora, 10 minuti, ha dovuto abbandonare ancora il campo. Maggioni per noi è il giocatore d'esperienza, il giocatore che dà i ritmi, che dà i tempi a questa squadra. E sono tre partite che purtroppo non sta giocando, anche oggi rientrava, ma purtroppo è uscito dopo 10 minuti. E la squadra, ragazzi giovani, un po' ne risentono. Lo stesso Biraghi che arrivava da qualche problema, anche lui ha dovuto uscire. Diciamo che non è un periodo proprio favorevole da questo punto di vista. I ragazzi hanno anche oggi ci hanno messo molto carattere, con molta reazione, così come era stato domenica scorsa, che sotto di 2-0 abbiamo ribaltato la partita. E anche oggi il secondo tempo hanno lottato, hanno creato, hanno cercato in tutti i modi di mettere in sesto la partita, più forse con la cattiveria, col nervosismo, con la voglia di non perdere questa partita, che forse con lucidità. Ma preoccupazioni no, siamo solo all'inizio. Sicuramente ci aspettavamo un inizio diverso da questo. Anche se hai voglia di tornare subito in campo, ma penso che questa pausa arriva al momento giusto, che ci dà la possibilità di lavorare, di recuperare soprattutto quei giocatori che, ripeto, sono fondamentali per questo gruppo giovane in questo momento. Salvare la prestazione e il sacrificio della squadra che c'è stato per ottenere i 3 punti, per noi erano fondamentali, anche perché siamo, come continuo a dire, un cantiere aperto. La squadra è 30 giorni che è insieme, che si sta allenando, facciamo ancora fatica in certe situazioni di gara, la nostra condizione atletica in questo momento qua è appena sufficiente, per cui per noi fare punti ogni partita è fondamentale. I 3 punti di oggi ci danno ancora un'iniezione di fiducia che ci fanno lavorare bene per il proseguo del campionato. Ma sì, allora la società in questo momento qua non ci ha chiesto niente di particolare, ci ha detto di ricominciare, di fare bene e di cercare di arrivare in alto il più velocemente possibile. Ecco. Molto, molto, molto difficile, è un campionato molto difficile, troviamo delle squadre attrezzate, squadre che tanti anni che giocano insieme, c'è tanto agonismo, ci dobbiamo un attimino anche abituare sotto questo profilo. Però il gruppo che ha in mano è cosciente di quello che ha chiesto la società, si è reso anche cosciente del campionato che sta affrontando e sta a noi adesso lavorare e migliorarci settimana dopo settimana. Sì, io ero stato nell'anno 2011-2012 in eccellenza, un periodo di 6-7 partite. Niente, mi ha fatto piacere ritornare, ho trovato dei vecchi dirigenti, niente, poi per me non sono né ex né niente, per me in questo momento qua conta solo e esclusivamente l'Atritium.